Ciao ragazze, ciao ragazzi, eccomi qua, ritornata con un altro video. Come avete visto dal titolo, sono tornata con un video haul. Questi sono tutti acquisti che ho fatto in pratica qualche giorno dopo che poi avete visto l'ultimo. Sono degli articoli che ho acquistato sia prima delle feste che durante le feste. Oggi è 6 gennaio, quindi siamo ancora in feste. Anzi, oggi è l'ultimo giorno delle feste, l'Epifania, che tutte se le porte via. E ho fatto vari acquisti sia fisicamente che online e ho accumulato tante cosucce e ho detto dai, giriamo un video e quindi lo giriamo. Cominciamo subito, come al solito io ho il mio quadernetto dove mi segno piano piano tutte le cose che acquisto e poi vi faccio vedere. Prima di cominciare, chiedo scusa, io sono nella mia stanza a girare, però sto girando col telefono. Perché per me è più pratico, mi rendo conto che naturalmente la fotocamera e i video sono più in alta risoluzione, però il telefono è più comodo sia per quanto riguarda girarlo che per quanto riguarda proprio montare il video, quindi sto girando col telefono e quindi niente. La differenza c'è che magari forse si nota meno la ring light negli occhiali, però vabbè, fatemi sapere com'è la luce, perché poi col telefono non mi so mai mettere bene la ring light, non lo so perché non è come la metti quando usi la fotocamera, quindi fatemi sapere se così vi piace, così magari adesso la spengo e rimango questa regolazione, se vi piace come col telefono. Per chi fosse interessata, la tinta che ho su è una tinta che io non metto mai, che è questa tinta di Smashbox, molto molto bella, la Crush. Non la metto mai, però visto che ero truccata a Bordeaux oggi, però ho tolto il maglione perché ho tolto l'albero e mi sono tutta sporcata di polvere, quindi mi sono messa la felpa. L'ho messa oggi, veramente l'ho ripassata ed è ottima, bellissima. Vabbè, basta. Cominciamo con gli acquisti. Allora, ho fatto un po' di acquisti per quanto riguarda più che altro, sono tutte cose beauty. Beauty e qualcosuccia per la casa, ma giusto due cavolate. Partiamo. Allora, dai cinesini ho preso delle cosucce. Ho preso queste due mollettine nere, molto carine a clip, perché adesso sono andata in quel periodo dei capelli che tendo a mettere le mollettine di lato, perché diciamo mi piace acconciarli così, sia quando sono naturali, che sono questo riccio un po' così, sia ultimamente li ho fatti lisci per Capodanno, mi piace comunque mettere i fermagli, infatti ne ho tantissimi, non sono i primi che vedete in questo video. Queste sono molto molto carine, questo tipo di onda con questi glitterini, pagate della Winnie, che è un marchio che trovate penso in tutti i cinesi, 1,50 euro. Sempre di questa marca Winnie ho preso questo set di 2, 4, 6, 8 spugnette a goccia. Voi non potete immaginare io la marea di spugnette che ho, che compro in continuazione, però quando vedo qualcosa di interessante, poi io le cambio in continuazione, quindi le ho trovate queste carine, così fatte a goccia, secondo me molto molto buone per andare nei punti più complicati, quindi le ho volute prendere. Io proprio adoro spugnette, pennelli, quindi quando le vedo mi piacciono le devo comprare. E questa è sempre 1,50 euro. Poi ho fatto un acquisto un po' di tempo fa in realtà su H&M. C'era l'offerta del 20% di sconto sulla sezione beauty. Per chi non lo sapesse, nella sezione beauty di H&M viene rivenduto Makeup Revolution. Io ho amato alla follia, infatti l'ho finito da poco, il loro correttore, il Conceal e Define. Ho fatto un ordine un po' di tempo fa dove ho ordinato sia correttore che il fondotinta perché volevo abbinarli insieme per vedere come funzionava. Mi è successa una cosa strana, cioè mi risultava pagato, ho consegnato, ma non mi hanno messo il correttore, mi hanno messo solo il fondotinta. Vabbè, anche per parlare meglio bene di H&M, ho contattato subito il servizio clienti e subito mi hanno rimborsato. Quindi anche molto molto buono. E il correttore mi è arrivato ed è questo qua, il Revolution Conceal e Define. Ho preso, non so se ho fatto la stupidità, beh, sicuramente la colorazione sarà diversa. Ho preso come prendo per il correttore C8, ho preso F8. Ancora devo metterlo in uso perché sto cercando di smaltire uno dei fondotinta che ho tengo aperti da parecchio. Però sicuramente quando finirò uno dei due da smaltire lo metterò in pratica. Però
perché comunque mi piace proprio il correttore, il fondotinta quando corregge e copre, quindi corregge e definisce, quindi l'ho voluto prendere. E questo col 20% di sconto su H&M invece di 10 euro, 8 euro. Riallacciandomi al fatto che volevo provare in combinazione questo fondotinta con il correttore, ho fatto poi un acquisto un po' più di recente su un sito che io già ho vistucchiato una volta, che si chiama www.makeup.it. Vi voglio straconsigliare questo sito perché a parte c'ha le spedizioni gratis da 9 euro, quindi non è che io perché voglio le spedizioni gratis devo spendere un capitale, 9 euro non sono niente. E quindi appunto ho visto che hanno 9 euro le spedizioni gratuite, ho preso appunto due correttori Revolution Conceal Define nella colorazione F8. Sono fantastici. Io uno l'ho finito il 3 gennaio in pratica, infatti non l'avete visto nei video finiti perché l'ho finito a gennaio, io infatti devo dire a dicembre, però già ne parlo da adesso, è un correttore fantastico, mi piace tantissimo, copre le occhiaie, le fissa, cioè ha un effetto bellissimo, dura tutto il giorno. E appunto le ho prese su questo sito, tutte e due C8, pagati 5,70 euro l'uno, quindi totale, no, 5,35 euro, scusatemi, totale 10,70 euro. Ma la cosa bella è che addirittura se spendevi 10 euro avevi un regalo. E io ho avuto un regalo perché appunto ho speso 10,70 euro e ho avuto questo Matte Lip Kit Retro Luxe di Revolution, che è un kit labbra e matita. Lo apriamo insieme. Oh, mi hanno dato la colorazione Royal, che dovrebbe essere un viola proprio, che non ho neanche forse, no, non ho questa tinta così scura. E appunto mi hanno dato questa e la matita abbinata. La apriamo insieme perché non li ho ancora aperti questi prodotti. Proprio viola. Forse ho qualcosa di simile, però non proprio questo viola come tinta. Non male. E beh, omaggio, ci piace ancora di più. E vediamo la matita, se riesco ad aprirla, ragazze. No, vabbè, perdo tempo. Comunque, vabbè, la matita dovrebbe essere dello stesso colore, poi magari farò un trucco e vi faccio sapere. È l'omaggio e penso questi a prezzo pieno comunque abbiano un prezzo, non ho visto sinceramente, magari io non vi sto dicendo, vi sto dicendo i prezzi, ma io ve li lascio sempre qua sotto, voi sappiate che è in omaggio, però magari vado un po' a controllare, magari stesso sul sito di dove l'ho comprato, oppure magari sapete su Maki Beauty, oppure magari il sito ufficiale, magari quanto costa e ve lo scrivo qua sotto. Ok, però comunque un regalo è sempre gradito. Ok, poi, novità, sapete, ho messo gli occhiali, si sporcano in continuazione. Ma potete immaginare, devo stare sempre lì a pulirli, però per paura di graffiarli, di rovinarli, ho comprato nei negozi Vistasì lo spray per pulire gli occhiali. 30 ml costa, l'ho pagato 3 euro. Non è che lo uso tutti i giorni, però proprio quando sono sporchissimi vado lì puff, 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 con il panno che mi è uscito negli occhiali. Gli occhiali escono nuovi. Quindi magari se avete anche voi come gli occhiali, si possono usare naturalmente, si può usare anche per monitor, tablet e smartphone. 3 euro, ottimo. E sempre da Vistasì ho comprato il cordoncino. Sembra un po' nonna, però è utile, ragazze, perché comunque mi capita di doverli togliere quando c'ho la mascherina e magari quella mascherina non mi fa respirare bene, quindi si appannano gli occhiali. È comodo quando, non lo so, me li voglio togliere un attimo, devo fare una cosa e mi danno fastidio. Così e così non li butto dappertutto, li tengo appesi. Poi sono anche molto utili quando magari esco e devo usare quelle da sole. Quindi appoggio questi e metto quelli da sole. Comunque utile. Ne fanno anche tanti molto carini con le perline, ma sinceramente questo negozio aveva dei prezzi assurdi. Magari devo vedere un po' da qualche cinese se lo trovo un po' più carino. Comunque vabbè, io ho preso classico rosso col cordoncino, pagato 1,90 euro. Ok, sempre in tema cinesini, ho preso. Questo ce l'ho da un bel po'. Ho preso questo set fatto di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paia di orecchini. Quindi tantissimi.
Vedete che carini. 12 paia di orecchini, sono un po' misti tra il nero e l'oro, carini. Io questi qua più che altro li uso il secondo e il terzo buco, è raro che li uso al primo buco. Mi piacevano troppo, carini. Un'altra mia grande passione sono gli orecchini. Questi qua pagati 2 euro, quindi anche quando ho visto il prezzo, ottimo, li ho presi. Anche se adesso sto mettendo già da 2 giorni questi qua con la luna. Che vabbè, è un regalo di Natale che poi vi farò vedere meglio nel video sui regali di Natale, che credo sia quello dopo questo, almeno quello parlato, perché sapete, sto mettendo anche dei video dove faccio delle mie gite, delle cose, però penso che dopo questo video qua ci sarà quello dei regali di Natale. Perché sinceramente non so se devo raccattare qualche altra cosa, credo di no, però per essere sicura aspetto ancora qualche altro giorno. Ok, poi, sono stata lunedì, adesso 3 gennaio, sono stata nelle zone del mio, stavo dicendo del mio fidanzato, vabbè, di mio marito, ancora non mi sono convinta, di mio marito, perché, vabbè, siamo andate a dare gli auguri alla mamma. La mamma e il padre, perché loro non abbiamo potuto fare neanche una festa insieme, perché sia perché mio marito fa un lavoro con degli orari, la mamma fa un lavoro con degli orari, stanno un po' lontanucci, non siamo potuti andare, manco loro venire da noi, e quindi siamo andati a dare gli auguri, in ritardo possiamo andare a dare gli auguri, e siamo andati al centro commerciale Vulcano Buono che si trova a Nola. Dal centro commerciale Vulcano Buono a Nola ha aperto un negozio che io sinceramente non conoscevo, non so se si trova in altri punti d'Italia o in Campania. Si chiama Minzo, penso sia una catena cinese, e ho trovato delle cosucce a dei prezzi sia abbordabili che non. Mi sembrava un piccolo Primark, devo dirvi la verità. Comunque ho preso delle cosucce, ho preso a 2 euro questo set di mollette appunto a clip. Vi stavo dicendo prima che ne uso tantissime, anche adesso queste qua semplici, comunque ne uso tantissime e tendo anche a perderle, quindi ne compro sempre in quantità industriali. Queste sono proprio carine carine, così fatte a X, a bastoncini. Ne sono 5, sì, pagate 2 euro. Vedete, accessorize, no, sono 10 pezzi. Ah, stanno anche sotto, non me la manco accorta. Sono 10 pezzi, 2 euro. Vi farò sapere magari la qualità. Comunque Minzo si trova al centro commerciale Vulcano Buono, almeno in Campania. Sempre lì ho comprato, questo mi serviva, lo stavo cercando, però volevo anche una cosa buona. Ho preso il pennello per applicare le maschere. Perché dovete sapere che tutti i lunedì mio marito faccia la maschera. Lui ha una pelle grassissima. Quindi gli faccio una pelle, proprio gli faccio una maschera purificante, mi soffre molto con il naso e i punti neri. E mi serviva qualcosa per andare ad applicare sia a lui che a me in modo buono. E ho preso questo, che ha due lati, un lato così, in silicone naturalmente, e un lato in pennello, però fitto magari per andare nelle zone un po' più complicate dove si può andare e non si può andare con questo. Questo ho pagato 3 euro se non mi sbaglio, però comunque io risparmio sempre i prezzi qua in zona. Ok, poi andiamo avanti. Sempre per quanto riguarda il centro commerciale Vulcano Buono, nella maggior parte dei centri commerciali, almeno in Campania, si mettono sempre al centro dove fai la passeggiata, sempre degli stand che vendono varie cose. C'era uno stand che vendeva questi che io volevo perché avevo visto da una mia amica. Sto parlando di questi, poi dite, voi mi dite che cazzo, che cavolo sono? Questi, Angelo, Marianna, io adoro Minnie e Topolino, proprio sono i miei personaggi Disney preferiti. Infatti, c'è un Minnie là che vabbè, ce l'ho da tanti anni. Angelo e Marianna, col dischetto blu Angelo, col dischetto rosa Marianna, sono dei magneti che io ho applicato vicino al frigorifero. Carini, carini, carini. Pagati 6, 6, 7, 8 euro più o meno. Ma sono troppo carini, bellissimi. Già li ho visti appunto da mia amica e li abbiamo presi. Ho aggiornato un po' la sistemazione del mio make-up perché andava un po' aggiornata.
servivano delle scatole. Ne ho presa una bellissima dal cinese, che vi faccio vedere. Eccola qua, pesa perché c'è il trucco dentro. Questa scatola rossa, che fa un po' a Natale, devo dire la verità, con tutto l'oro qui. In realtà era nella sezione già di San Valentino dei cinesi, però vabbè, mi piaceva tantissimo l'oro. Il rosso è il mio colore preferito, penso che chi mi conosce lo sa. Però l'oro anche mi piace moltissimo, poi abbinato al rosso, veramente bellissimo. L'ho comprata, ci ho messo 3/4 del mio trucco. Ha pagata 6,50 euro, poi ci trovo tutto subito. Bella qua da mettere sulla mia postazione, bellissima anche da vedere. Ok, poi, vabbè, rimaniamo in tema, questo già ce l'avevo, ci ho messo un quarto del trucco, più che altro ci ho messo i correttori, mascara, gli ombretti liquidi, le cose un po' più piccoline. Poi mi serviva un'altra scatolina per metterci le spugnette e sono andata da Tiger. Ne stavo prendendo una, sempre rossa con dei cuori rosa oro, 2 euro. Poi andando verso la cassa ho trovato questa con i biscotti dentro, sono 1 euro in più, pure la cosa di provare i biscotti che sono buonissimi, ho preso questa appunto, che è una scatola di biscotti, e dentro ci vanno perfettamente, vedete, tutte le spugnette che io vado ad utilizzare e la tengo sopra alla scatola che vi ho fatto vedere prima. Ok, 3 euro. Poi sempre da Tiger. Questa è la busta, ho preso anche un'altra cosa. Ho preso questa piccola scatolina. Aspettate che ce ne sono anche altre cose che vi devo far vedere dentro. Ho preso questa piccola cassettiera in Tiffany. Tiffany è anche un altro colore che mi piace. Non come il rosso, però mi piace. Che è una cassettina piccola, piccola, piccola. Che ho pensato di metterci le cose piccole. Tipo gli orecchini piccoli, le cose piccole che magari mi serve prendere, le metto lì dove ho tutta la mia area gioielli, lì ho a fianco e ci metto le cose così magari le trovo subito, le prendo subito, non sto lì 3 ore a perdere tempo. Tipo io ho molti orecchini piccolini, sì, molti, ne ho tantissimi, ne compro in quantità industriali e li tengo in un cassetto, di stare lì a cercare 3 ore. Magari qua utile dilettevole li trovo anche subito. E questa carina, c'era solo in questo colore, si può anche appendere volendo, adesso me ne sono accorta. Pagata 3 euro, naturalmente può essere adattata a qualsiasi uso. Poi, passiamo agli ultimi 3 acquisti. Sono stata da OVS, così andare a fare un giro sia per quanto riguarda l'abbigliamento, sia per quanto riguarda il make-up, magari se trovavo qualcosa di offerta di interessante. Non ho trovato niente di interessante, però mi trovavo lì e ho preso un prodotto che ho finito, che amo tanto. Quindi mi sono trovata lì e l'ho comprato. E ho preso il Keep It Perfect Makeup Fixing Spray di Essence. Questo insieme all'altro, che adesso non mi ricordo come si chiama, sempre di Essence, sono uno dei migliori, è uno dei migliori fissanti spray, almeno per quanto riguarda la categoria low cost. Quindi l'ho preso, 50 ml, 3,79 euro. Poi sono stata da Epicasa perché mi serviva la crema notte, però vi dico, non voglio spendere tantissimi soldi, però naturalmente volevo una cosa di qualità. Io non ho mai provato queste creme, però credo siano buone per il prezzo che hanno, comunque un prodotto è un'azienda che c'è da tanti anni. Comunque ho preso della Venus Acqua 24, crema idratante anti-età, diciamo che adesso ha 33 anni quasi, fra 3 mesi, domani mancano 3 mesi a che faccio 33 anni, dobbiamo un po' cominciare già a prevenire. Quindi ho preso questa che di giorno idrata e protegge, di notte ripara e rigenera, alla vitamina E. E l'ho pagata in offerta invece di 6-7 euro, l'ho pagata 3,29 euro. E sempre della Venus Acqua 24, crema idratante multivitaminica. Invece qui ci sono 7 vitamine A, H, PP, C, E, F, B5. Sempre la stessa cosa. Si può utilizzare sia al mattino che la sera.
Pagate anche questa in offerta a 3,29 euro, quindi 6,60 euro mi sono portata due creme a casa. Che poi comunque la crema notte è un po' difficile trovarla, magari specialmente se hai una pelle mista. Sono andata alla Bottega Verde che anche c'era dei bei sconti, uno più uno, però la maggior parte delle creme da notte erano o per pelli mature ma secche e o normali. Io ho una pelle mista, quindi non andavano bene nessuna. Questa penso, queste più o meno penso siano per tutti i tipi di pelle e quindi le ho prese. Fatemi sapere magari se c'è qualcuno di voi che le ha provate e come si è trovata. Ok, video finito. Mamma mia, durano sempre tantissimi i miei video, ma vi faccio dire tante cose, poi io chiacchiero, chiacchiero, chiacchiero. Niente, come al solito, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi invito a mettere, come al sempre, un like, commentate, condividete. Se vi fa piacere sostenermi, fatelo. Io vi ringrazio tanto, in anticipo. Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti o iscritte. Attivate la campanella per non perdere mai più nessun mio video. Sotto la box informazioni vi lascio come sempre, non so se già l'ho detto, pagina Facebook e pagina Instagram. E niente, come al solito alla fine del video, tanti 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 baci e alla prossima.